Tutto questo su una delle riforme e poi c'è l'intero pacchetto. Martedì prossimo si vota sul premierato, quindi si rischia che questa tensione, che è visibile, è palpabile, come diceva un attimo fa Sara, diventi ancor più, come dire, esplosiva? Mi si passi il termine? Mi auguro di no, quello ripeto. Però la tensione c'è oggi. No, c'è, dico, ripeto quello che hanno detto i miei colleghi, diciamo, differenziandomi un attimo dalle parole dell'amico Augusto Minzolini. Non si può paragonare il grillino al leghista, nel senso che il leghista ha fatto un atto fascista, ha utilizzato violenza in un'aula sacra della Repubblica, immagini che sono finite non soltanto sui televisori degli italiani ma in tutto il mondo, disonorando quell'aula, è entrato in un momento molto delicato della vita politica. Non esistono regolamenti che espellono sine die parlamentari. Adesso l'espulsione dura qualche giorno, qualche settimana, probabilmente da parte di entrambi, però non si possono mettere sullo stesso piano, al netto che azioni come quelle del grillino, secondo me, sono sempre, diciamo, per la sacralità dell'aula, almeno io così penso, del tutto esecrabili, ma non c'è paragone tra un atto dimostrativo. Sono questioni che non si devono mettere sullo stesso piano. Dal punto di vista delle riforme, e poi questo è il tema principale, la riforma dell'autonomia è una riforma che Forza Italia, ma anche Fratelli d'Italia, dopo, diciamo, quello che è accaduto alle elezioni, consideriamo che al sud e nella circoscrizione del sud è l'unico, sono le uniche regioni dove Fratelli d'Italia non ha vinto e dove le forze, diciamo, della maggioranza, del governo, sono di 4-5 punti sotto, non tutto l'arco, diciamo, delle opposizioni, ma soltanto PD, ADV e Movimento 5 Stelle. Il che vuol dire che il Sud ha punito in qualche modo, anche se ovviamente la Meloni è andata bene, ma è andato sotto il PD anche come partito singolo, ha punito la maggioranza. La riforma dell'autonomia al Sud non piace perché l'hanno giustamente interpretata per quello che è, ossia un aiuto alle regioni più ricche e se fosse approvata, con un rischio concreto di un scivolamento dei diritti fondamentali come quello della sanità, come quello scolastico, con il rischio che molti professori possano spostarsi attirati da stipendi più alti al sud, stessa cosa per quanto riguarda i medici. Quindi la Meloni e Fratelli d'Italia, secondo me, hanno l'intenzione in qualche modo di, l'ha detto anche Crosetto in un'intervista due giorni fa, provare a frenare questa riforma. Cosa che per i leghisti ovviamente è molto preoccupante. Ecco, secondo me, il nervosismo di Iezzi ieri. Io mi auguro ovviamente che non ci sia questo doubt des tra riforma dell'autonomia e riforma presidenziale. Cioè, io spero che invece sull'autonomia differenziata, che è una riforma, oggi lo scriviamo in editoriale dell'Azzolini, del tutto a buio, sia Banca Italia, sia il Parlamento, gli studi del Parlamento hanno spiegato fino a pochi giorni fa che non si conoscono i reali effetti di questa legge, il reale impatto soprattutto sulle regioni meridionali. Quindi io spero che in qualche modo possano esserci, e stiamo ancora aspettando gli studi della Commissione sui LEP, cioè i livelli assistati essenziali di prestazione, che ancora non si sono visti. Quando ci sarà, secondo me, uno studio più attento, allora spero che si possa fare un ragionamento più coerente, più attento all'unità di questo Paese sotto aspetti fondamentali come quello della sanità, della scuola e delle industrie. A titolo di cronaca ricordo che il Sud però è dove si è votato meno, in una domenica dove si è votato pochissimo. Roberto.